Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Valentina, buongiorno. Stefano, buongiorno, buon appetito a tutti, A te, Mimmo. Caro Mimmo. Eccoci qua. Ma tu mangi prima delle partite? Queste sono cose che attengono alla mia privacy, capito? Quindi... Potrei dirtelo io, Mimmo è molto, molto attento a tavola. Non è come Pierino. No, è vero. No, no, tu beh, sei insomma, diciamo, siamo al polo nord e al polo sud, diciamo. No, non è uno che si sfonda. Esattamente. Insomma, mangia si vede con molto anche equilibrio. È ancora un fico. Vabbè, comunque sì, adesso dobbiamo parlare forse di romodinese, io credo, no? Ferretti, no? Qua parliamo di quello che diciamo noi. Ah, ok, assolutamente, scusate, per disturbo. Ecco. Quindi parliamo di romodinese. Benissimo. Bimbo, okay. Vedevo prima sulla Roma 24. Sì. Sarei sorpreso se il trio d'attacco, perché per il resto c'è Florenzi basso e il centrocampo, diciamo, quello dei big, no? Diciamo tra virgolette. Esattamente. Davanti Perotti, Dzeko e Sharawi. Sì, anche io ho queste indicazioni. La cosa quando diciamo ho colto questa cosa, che non credo di essere stato l'unico, perché molti giornali portano questa formazione. Questo tridente d'attacco. Ha sorpreso anche me perché insomma mi aspetto De Frel, poi però mi sono un pochino informato meglio e De Frel ha un piccolo problema, una caviglia che risale ancora a Roma Inter addirittura. Che partitaccia quello. Sì, proprio la peggiore in assoluto. E quindi, dato che Cengi Sander ha avuto due occasioni, una l'ha sfruttata bene e l'altra un pochino meno bene, l'intenzione sembrava, ma adesso magari mentre noi stiamo parlando, magari non adesso inizio di collegamento, ma più avanti ci sarà anche l'annuncio delle formazioni ufficiali e capiremo. Insomma, l'idea è sempre quella di partire con tre punte. Quel problema è chi gioca a destra. L'anno scorso non ci voleva giocare nessuno a destra, tra Esciaraui e Perotti. Adesso improvvisamente tutti giocano dove c'è l'allenatore, e questo secondo me è un segnale importante da cogliere, perché vero, comunque vero, sia, cosa, vero. Bisogna anche sottolineare queste piccole cose che poi ti aiutano a crescere, no? A valutare anche meglio il momento della squadra. La partita è complicata, è inutile che adesso, siccome l'Udinese c'ha pochi punti, l'Udinese c'ha una buonissima rosa, nel senso che ha tanti giocatori bravi, probabilmente non è ancora diventata una squadra, e io spero che non lo diventi oggi pomeriggio tra un paio d'ore. È stata molto condizionata come squadra anche dagli errori clamorosi del suo portiere, che tu sai, ricorderai, ne abbiamo parlato tanto come tempo no, e tanti no. anni fa, di questo Scuffè che sembrava dovesse essere l'erede di Buffon designato, poi si è perso in maniera clamorosa, diciamo così. Quest'anno gli stavano dando di nuovo fiducia e lui non l'ha ripagata in nessun modo, tant'è vero che da più parti ho letto che potrebbe giocare Bizzarri, pensa, uno di 21 anni e l'altro di 39, sì, nel momento in cui dovesse essere messo in panchina quello di 21 per far giocare uno di 39, vuol dire che c'è qualcosa che non quadra proprio a livello di proprio di personalità, di prestazioni, anche di capacità, perché no? Insomma, perché uno può essere bravissimo a 16, 17, 18 anni e poi diventa un pippone. Ma è delicato. Io ho rivisto adesso il gol del Wolfsburg ieri. Bayern ha perso due Bayern punti. C'è una squadra dei matti, si può dire? Sì, una squadra di matti. Benissimo. Però senza Neuer, voglio dire, purtroppo. Neuer si fa sempre male ultimamente, ha sempre problemi. Questo è un problema anche abbastanza grosso, probabilmente. Stanno anche pensando lui e quelli del suo staff al mondiale dell'anno prossimo, quindi insomma in qualche modo non vogliono assolutamente forzare i tempi e ci vanno veramente con il piede di piombo, anche se è un piede che si è fratturato. Però sì, io non mi fido di questa partita, ci sono due giocatori che mi piacciono molto nell'Udinese, uno è Jankto che credo che piaccia a parecchi, è vero, e l'altro è De Paul, che è un giocatore un po' sottovalutato probabilmente perché gioca in una squadra che non riesce ad esprimere un certo tipo di calcio, ma un giocatore molto bravo da un punto di vista tecnico. Dietro non mi sembra il massimo della vita, mancherà anche Danilo che è il capitano e un giocatore d'esperienza, quindi probabilmente lì qualcosa del Neri perderà, però non mi aspetto l'allenamento di Benevento. Benevento è stato in realtà poi un allenamento per i ritmi che... Cioè, è stata brava la Roma a farlo diventare un allenamento, sempre considerando il valore dell'avversario, no? Però la Roma non ha mai forzato i tempi, ha sempre giocato con un passo molto cadenzato. Oggi io invece penso che ci sarà bisogno di una prestazione diversa, una prestazione migliore, perché l'Udinese è fintamente in crisi, una squadra che ha dei valori tecnici importanti, lo ripeto, probabilmente ancora non si è appresta come squadra,
però dammi tre punti, non chiedermi niente, io di questo c'ho bisogno, non mi interessa altro in questo momento. Se ti conosco un po', ecco, non te voglio far fare il romanticone perché poi no, lo sei poco e, vabbè, okay. Però quando, meglio se mi è proprio fatto male la storia di Lucioni ieri, perché per carità, le minchiate le fanno tutti, poi è molto grave il fatto se è vero che è un farmaco che gli è stato girato dal medico, quello comporterebbe anche una responsabilità, quella è una responsabilità oggettiva, diventa perché io il medico ti devo dire una cosa, Stefano, quando ieri insomma siamo tutti venuti a sapere di questa cosa, di questa notizia, tu pensa come sono fatto, il mio primo pensiero sai qual è stato? All'ingresso in campo delle squadre l'altro giorno Benevento Roma, ok? Sì. Forse qualcuno se lo ricorderà, ma Lucioni, capitano del Benevento, è entrato in campo tenendo in braccio, credo, la bambina o il figlio di pochi mesi. Sì, un'immagine pazzesca. Sì. Io, ripensando, non lo so, il ragionamento che ho fatto è molto semplice. Forse lui sapeva che poteva andare incontro o che sarebbe andato incontro a cose di questo genere. Allora, perché se poi viene lui riconosciuto colpevole, lui ha finito a giocare a pallone, no? C'ha 29 anni. Capisci? Cioè, perlomeno a giocare a pallone a determinati livelli. Certo. E allora, non lo so, il fatto di aver portato il figlio o la figlia, io non lo so, in braccio, in campo, l'ho colto come un segnale, ma c'è molta retrospettiva, me ne rendo perfettamente conto. Però poi sono anche i piccoli segnali che ti aiutano a capire qualcosa. Io non so se lui è innocente, colpevole, non so se è stato il medico che gli ha dato questa cosa, non mi interessa, devo dire francamente non mi interessa. Mi dispiace soltanto che nel mondo del calcio ci sia un altro caso, un altro esempio di qualcosa che non quadra. Poi, lo ripeto, noi non dobbiamo condannare nessuno, assolutamente, io sono garantista fino all'eccesso, voglio anche capire quando poi ci saranno analisi contro analisi, verificare i motivi, le cause, però insomma questa immagine ce l'ho ben impressa in mente, se adesso magari lo ricordate e qualcuno la ricorderà a sua volta, come se fosse un segnale, non lo so. Andiamo avanti assolutamente con il vecchio Lucioni che si è fatto il Benevento da quasi dalla Serie D fino alla Serie A, insomma, dopo 5 partite di Serie A, è arrivato una storia della tristezza infinita. Sì, assolutamente, anche perché cioè non stiamo parlando di gente che no, che magari ha calcato dei grandi campi, che ha guadagnato chissà che cosa, gente che probabilmente no, ha sempre combattuto per poter arrivare a un certo livello, una volta che ci è arrivata, io non lo so, mi dispiacerebbe perché sarebbe il brutto fine di una bella storia, cioè la favola che non ha un lieto fine, perché se uno si immagina il giocatore tutto sacrificio, magari non bravissimo da un punto di vista tecnico, che comincia a giocare veramente dalle serie inferiori, arriva fino alla Serie A e poi però arrivato in Serie A succede quello che succede. Spero che non sia così, perché c'è bisogno ancora, pensa che ti dico Valentina, di continuare a credere alle favole, pensa. Continuiamo a credere nelle favole. Io continuo imperterrita, anche se spesso arrivano tutte queste mazzate dalla realtà. Sì, però. Ma non mi fermo. Se non credi nelle favole, probabilmente non c'è più niente di cui immaginare qualcosa di positivo. Non so se riesco a spiegarmi. Cioè, c'è anche un atteggiamento proprio filosofico in una cosa di questo genere, sì, no? Sì, riuscire a capire come mai le favole non abbiano il lieto fine. Cioè, tante sono le cose che fanno male, perlomeno le favole fatele finire ancora come una volta con lieto fine, dai. Siamo d'accordissimo. Daniele De Rossi è una bella favola, Mimmo. Beh, Daniele De Rossi è uno spettacolo, ma lo dico perché sono pagato da De Rossi da anni, come viene sostenuto da più parti. Daniele De Rossi è una testa pensante, un giocatore. Poi a me dà fastidio quando si dice un giocatore con la testa, sai, come se tutti gli altri fossero dei deficienti, no? Sì. Però è un ragazzo che ragiona, un ragazzo che non butta il cervello all'ammasso, questo si può dire, no? Sì. Ragiona con il suo e ti fa dei ragionamenti, cioè quello che lui ha detto oggi in questa intervista di cui avrete sicuramente parlato, sì. Ha detto tante cose probabilmente che era facile aspettarsi, ma anche alcune che probabilmente non era così semplice attendere un suo giudizio di quel tipo. Cioè Daniele De Rossi è uno che non si è mai preoccupato di dire nulla, anzi è stato sempre molto diretto, molto ficcante, anche molto pesante nei confronti di quello che viene considerato l'ambiente romano. Sì. Però lui ha voluto dire una cosa e che mi sembra di poter sottolineare, e anche una cosa della quale insomma trarre indicazioni e non si può non essere d'accordo, proprio perché noi la viviamo probabilmente a livello quotidiano
ormai questa realtà da parecchio tempo. Lui dice una volta c'erano i tifosi della Roma, adesso ci sono i tifosi della Roma di Sensi, di Pallotta, di Totti, di De Rossi, di Teleradio Stereo, di Teleroma 56, piuttosto che di un'altra radio, insomma, di un'altra televisione. E questo ha voluto dire che questo non significa la Roma non si discute, si ama, come accadeva una volta. La Roma si ama, ma si può anche discutere, su questo ci mancherebbe. Però forse quello che io cerco di interpretare, avendo letto l'intervista, quello che ha voluto dire è che ultimamente la Roma si discute e si ama un pochino meno. Ecco, forse questa è l'indicazione che io ho tratto, magari sbaglio, vorrei sentire il vostro parere sotto. No, ha detto, si amano più le proprie idee, non ci sono più i romanisti che difendono i romanisti, questa è la decisione. Evidentemente lui ha voluto sottolineare che ci sono tanti tipi di romanisti, lo ripeto, c'è il tifoso della Roma che è anche tifoso di questo allenatore, di quel presidente, di quella proprietà, di quell'idea, di quella radio, di quel giornale, di quell'opinionista, di quel giornalista, cioè mi sembra veramente che lui abbia colto nel centro, perché è così, insomma, esattamente questa, noi lo sappiamo perfettamente perché ci confrontiamo quotidianamente con questa realtà, lo sappiamo perfettamente che le cose stanno così. E il fatto che lo dica il capitano della Roma è comunque un segnale che deve essere colto, secondo me, e chi non lo coglie probabilmente è perché gli sta bene un certo andazzo, insomma, perché questo potrebbe aprire la riflessione su quello che è in realtà diventato, come ti posso dire, non dico il mondo della Roma, ti parlo proprio di quello che circonda una squadra di calcio, sì. Soprattutto se la squadra di calcio è una squadra di una grande città con un seguito così importante come quello della Roma, ma insomma non è soltanto il caso della Roma, assolutamente. Io ritengo che probabilmente dove c'è grande passione poi c'è anche, come ti posso dire, l'altra faccia della medaglia in negativo. Però insomma De Rossi non mi ha sorpreso, anzi mi ha confermato tante cose che io penso sul suo conto, spero che lui oggi possa in qualche modo dare un segnale. Timbrare 1-0 gol De Rossi sarebbe molto bello, ma molto, molto. Ma poi se 1-0 gol de Beccaccioli va bene lo stesso, insomma, sì, non 1-0 lo prendete, sì, non è che sì, io chiedo perché no, anche, mai che no. Insomma, se il mezzo vale vi prendo pure il mezzo, facciamo 4 oppure niente, no. È tutta la mattinata che lo diciamo, giuro, con onestà, non perché pensiamo che di dover mettere le mani avanti, è che oggettivamente non c'è paragone tra l'organico di questa squadra, Mimmo, e quella del Verona e del Benevento. Assolutamente. Ripeto, faccio due nomi, Jankto e De Vos, sono due giocatori molto bravi, non soltanto loro. Forse non sono ancora riusciti a diventare una squadra, spero che non ci riescano neanche oggi pomeriggio. L'allenatore è quello che è, noi l'abbiamo conosciuto, come no? Mi ha fatto molto ridere Terò quando qualche tempo fa diceva del Neri parla, io non capisco quello che dice in panchina, figurate noi che siamo stati qua, non anche gli italiani lo capiscono, esattamente, cioè non riusciamo ancora a decifrare alcuni suoi discorsi, però questo ci interessa proprio. L'allenatore è stato bravo, questo lo sappiamo, è stato un allenatore molto bravo che ha portato anche qualcosa di innovativo qualche tempo fa, poi probabilmente ha fatto delle scelte diverse e magari non di primissimo piano. Lui ha avuto la possibilità, ricordate che questo era stato preso dal Porto per sostituire Mourinho, magari sì. Qualcuno l'ha dimenticato, sì. Poi lui non è andato, non l'hanno più voluto, non si è mai capita bene questa storia. Sembra che il primo impatto con lo spogliatoio fosse stato molto negativo, anche perché la persona di Mourinho, adesso con tutto il bene che voglia del Neri, ma insomma no? Sembra che ci sia una piccola differenza. Sì. Però l'allenatore è bravo, quindi io non mi aspetto una passeggiata, assolutamente. Poi la Roma non regala mai niente a nessuno, questo bisogna dirlo. Lo ripeto, anche a Benevento la Roma è stata brava a farla diventare facile la partita. Contro una squadra modesta, questo va detto, però poi il rischio qual è? Quello che tu non capisci come devi giocare la partita e probabilmente vai incontro a qualche difficoltà in più. Speriamo che non siano troppo grandi e soprattutto che la Roma riesca ad arginarle, perché poi cominciano piano piano anche ad alzarsi quelle che sono le carature degli avversari. Andiamo un po'. Sì, beh, la Roma non è che ha cominciato male, Cadoni. La Roma è partita con Atalanta e Inter, che insomma poi dopo ricordo. Tu vinci a casa dell'Atalanta e dici: ah, però che cazzo, manca, hai giocato bene, sì, ma chi se ne frega. Esatto. Poi però arriva l'Everton, pia tutti quei gol, arrivano altre squadre e prendono una marea di gol. Esatto. Allora che me frega come vinco? Ho vinto, basta. Non ci interessa. Tiro dritto e continuo a pensare alla prossima partita, senza dimenticare una cosa, Stefano, questo l'abbiamo detto penso tutti, la migliore espressione di gioco della Roma si è vista contro l'Inter,
sì, soprattutto fino al sessantesimo. Sì, sì, quell'ora di calcio. L'unica partita che non ha perso. Sì. Guarda quanto il calcio, no, diciamo, fa schifo, se così possiamo dire. Perché la prestazione che tu hai fatto anche contro l'Atletico Madrid nel primo tempo, ed è stata una prestazione alla pari con gli spagnoli. Poi leggo Ventura che dice: la Spagna è un gradino avanti a tutti, è impossibile competere perché la nazionale under 21. Queste cose le abbiamo già dette, Ventura. Ti sei dimenticato di dire che in tutto questo contesto c'è stata una squadra italiana che comunque ha fatto 0-0 con l'Atletico Madrid. Però ogni tanto se lo dimenticano, sai, perché tu sai perfettamente che in questo momento la Roma non fa moda. No, no. Non fa tendenza. Meglio, meglio. Sì, sì, meglio, però sai. Sì, meglio fino a un certo punto. Ma meglio che Mimmo, perché tanto anche quando fa moda ci prendono sempre tutti per il culo. Ma non è quello, non è quello, Catoni. Ti dico che tu senti parlare giustamente di Juventus e Napoli, ci mancherebbe altro, no? Perché comunque sì, hanno fatto punteggio pieno e giocano chi meglio, chi meno bene, però insomma poi fanno i punti e li portano a casa. Però ci sono altre espressioni, soprattutto relative alle due squadre milanesi, che non giocano poi questo grandissimo calcio. L'Inter è una squadra che fino adesso ci sono squadre che hanno giocato meglio dell'Inter, eppure stanno dietro. Decisamente. Eppure le alternative Napoli, Juventus, però le due milanesi si sente parlare soltanto di questo, perché si è tornati un pochettino ad avere un potere centralizzato, si può dire così, vabbè, centralizzato a Milano tra televisioni e soprattutto giornali. Per cui la Roma non esiste, qualcuno dimentica sempre che vicino al nome Roma in classifica c'è un asterisco, che significa che la squadra ha giocato una partita in meno, che non significa che avrebbe o ha tre punti in più, però comunque una partita in meno quella sicuramente ce l'ha. Però pochi, diciamo così, ne tengono conto, vanno molto di moda. Allora la Roma, ecco perché deve vincere queste partite, certo. Perché deve comunque dare continuità, ma non per farsi ricordare dagli altri, semplicemente per stare lì, perché già tu stai quasi lì e non te si ricorda nessuno, figurati se scali un pochetto le posizioni, no? Ma anche nella considerazione, cioè l'Inter è una squadra che fino a questo momento ha giocato male, però tutti a dire mamma mia com'è forte l'Inter, e anche gli avversari quando vanno a affrontare l'Inter dicono ammazza quanto è forte l'Inter, poi vanno in campo e fai come il Bologna che gli fa una capoccia come il Dindarolo. Però conta molto quello che viene detto, come vengono considerati, come ti posso dire, anche il valore non tecnico che ha una squadra. E la Roma in questo momento viene considerata molto poco, si sta scoprendo piano piano Di Francesco, chissà perché c'era bisogno di scoprirlo, perché ha battuto il Verona e il Benevento, no? Io Di Francesco magari vorrei che qualcuno se lo ricordasse per la Roma che ha giocato contro l'Inter, sì, anche se ha perso. Per la Roma che ha giocato il primo tempo contro l'Atletico Madrid, una squadra che aveva bisogno ancora di crescere sotto l'aspetto atletico, e Di Francesco ha provato a dirlo anche se a bassa voce come fa lui, in maniera molto diretta. Lui avrebbe preferito fare un altro tipo di preparazione che probabilmente è costata alla squadra, come posso dire, qualcosa sul piano della forma atletica, no? Della condizione atletica. Però la squadra adesso sta lavorando, ci sono partite a raffiche una dietro l'altro, perché si gioca oggi, si giocherà la prossima settimana, infrasettimanale, poi si giocherà ancora contro il Milan, poi ci sarà la sosta, va bene, ma la sosta della Roma non conta, perché vanno tutti via che sono tutti nazionali. Però prima di fare tutti questi discorsi, e credo che dobbiamo andare in pausa, sì, l'unico pensiero deve essere battere l'Udinese, come? In maniera ovviamente sportiva, regolare, ma a me non me ne frega niente se giochi bene o giochi male, assolutamente, mi servono i tre punti, il resto non mi interessa niente. Senti un po', per divagare qualche istante. Sì. Spal Napoli e Juve Toro. Sì. Partite che possono nascondere. Il mio pronostico è il seguente: Napoli sicuramente a punteggio pieno. Uh-huh. Juve Toro non scommetterei sul punteggio pieno della Juventus, perché è un derby, perché il Toro ha delle individualità abbastanza in palla, diciamo così. Uh-huh. Però è chiaro che il pronostico mi sembra dalla parte della Juventus, però è una partita che non te la porti da casa, mentre invece credo che Stefano a Ferrara non ci sia proprio partita, nel senso che la differenza di valori, anche Napoli è una squadra che in questo momento fa male a chiunque, almeno in campo nazionale, poi dopo magari quello che succede fuori è un altro discorso, ma in campo nazionale i valori sono abbastanza delineati e le prime della classifica vanno a giocare su campi che sono inferiori da un punto di, no, il campo, le squadre da un punto di vista tecnico, e emerge tutta la differenza, insomma c'è una situazione nel campione italiano abbastanza particolare, basta vedere la classifica, quanti punti hanno fatto le ultime, ed è una cosa raccapricciante se vogliamo, no? Tante volte uno
si aspettava, che so, proprio le neopromosse, no? Ste che magari sì, avendo un organico più o meno simile a quello della passata stagione, perché avevano cambiato poco, quanti hanno fatto magari un exploit almeno nelle prime giornate di campionato, no? Invece tu vedi che Benevento sta ancora lì, la spalla ha fatto quello che ha potuto fare, insomma mi sembra che ci sia un divario ancora più netto rispetto a quello che c'era nella passata stagione tra quelle di prima fascia e quelle che stanno un pochino dietro. Sì, sì. Sto vedendo 0-0 ancora tra Juventus e Roma. Sì, sto vedendo anch'io, sì. Sì. Stanno, a che punto stanno? Atletico Madrid Siviglia, intanto perché voi siete capiti, no, che stiamo guardando Juventus Roma di primavera. Scusate, io invece sto guardando la TV, sì, sono voi, ne conosco nessuno, penso, ma no, ci sono il nuovo corso è che ci sono 8 stranieri su 11. Sì. Una volta c'erano 10 ragazzi nati a Roma o comunque presi da società del vivaio romano, adesso è completamente diverso, ci sono 3 italiani, insomma. La Juve metti molti meno, vedo me, Mimmo. Ce n'ha solo 3 su 11. Sì, esattamente. Forse è un altro tipo, un'altra scelta. Un'altra filosofia. Sì. Un'altra filosofia. La Roma per anni ha fatto proprio del calcio giovanile con i ragazzi figli di Roma il proprio fiore all'occhiello, vincendo scudetti a tutti i livelli, a primavera, allievi e cose di questo genere, giovanissimi. Mm. Poi è stato deciso di dare una svolta diversa. E se tu vedi la formazione ci sono, sì, ma insomma la maggioranza, più della metà, sono ragazzi stranieri, perché non lo so, magari sono cambiati i tempi. Prima uno cercava di crearsi il prodotto in casa, prendendolo da quando aveva 8, 9, 10 anni e portarlo, se ci riusciva, fino alla primavera. Adesso si prendono già giocatori per la primavera con una spesa forse anche superiore a quello che sarebbe logico pensare, e si cerca di fare il colpo, diciamo, sia sotto l'aspetto tecnico, però non è facile, non è facile. Ma il fatto, Mimmo, che la Roma sia però una realtà abituata, come dicevi giustamente tu, no, a far crescere talenti proprio del vivaio, sì, che si sia un po' invertita questa tendenza, ci deve far pensare che non ci siano grandi talenti al momento e per questo si cerchi di... Ma guarda, ti dico una cosa, tanti anni fa un maestro del calcio giovanile, Giorgio Bravi, raccontava che i giovani calciatori sono come le annate dei vini, ci sono quelle buone e quelle che sono invece non buone. E quindi è inevitabile pensare che in alcune classi, chiamiamole così, no, senza stare a specificare 99, 2000, 2001, 2002, non lo so, fate voi, non ci sia tutto quel materiale che magari c'era con altri ragazzi in precedenza. Però è anche vero che tu devi cercare, sei la Roma, c'hai un bacino d'utenza che probabilmente non ce l'ha nessun'altra squadra, o poche altre squadre, diciamo, si ce l'hanno, e puoi andare veramente a cercare dappertutto per trovare il ragazzo che ti può far comodo. È stata fatta una scelta societaria diversa, su questo non c'è assolutamente dubbio, e io spero che possa dare gli stessi risultati che ha dato in passato il lavoro che ad esempio è portato avanti da Bruno Conti. E il capitano della primavera, se leggevo, primavera della Juventus, era un ragazzo, sì, che era stato preso dalla Roma, poi non c'erano stati dei problemi, era andato a finire in giro, adesso è il capitano della Juventus, probabilmente non era così accio, però no, magari no. Però tu sai perfettamente che la differenza che ci può essere tra un ragazzo di 14, 15, 16, 17 anni è notevolissima. Cioè, Daniele De Rossi, quando giocava negli allievi regionali della Roma, non c'erano nemmeno gli allievi nazionali, non era mai titolare, ha giocato pochissimo, non giocava mai, era una riserva, non era mai titolare. Poi improvvisamente un anno, una specie di miracolo, no? È diventato più grande fisicamente, ha cominciato a giocare meglio, da attaccante venne spostato a centrocampo per intuizione di Mauro Bencivenga ed è diventato Daniele De Rossi. Quindi bisogna anche avere pazienza o credere fortemente in un giocatore. Lo ripeto, io spero che questa strada che è stata intrapresa, andando a prendere tantissimi stranieri, possa essere la strada giusta. Io continuo a pensare, ma perché me lo dicono proprio i numeri, le statistiche, il passato, che i calciatori più forti nascono a Roma o comunque nascono dalle parti di Roma, perché me lo dice proprio la storia recente. Vado a vedere ad esempio la primavera che ha vinto qualche anno fa lo scudetto, in cui giocavano Florenzi, Ciciretti e tutti i ragazzi che poi sono diventati calciatori magari da altre parti, Antei, me li ricordi tutti, sai, io manco me li ricordo tutti, però erano tutti ragazzi nati a Roma o comunque dalle parti di Roma. In quella primavera lì c'era soltanto un calciatore straniero, quella che vinse lo scudetto, appunto, di Florenzi, Ciciretti, Viviani, questa gente qui. E forse quello è il calcio che più piace a me, però
però io ragiono in maniera sbagliata, perché se fosse per me, tenuto conto di tutto, farei una squadra di soli romani anche in Serie A, poi mi rendo conto che forse è meglio averci anche qualche straniero, tipo, avete presente quel pippone di Dzeko? Esatto, che io lo terrei stretto e cercherei di valutarlo sempre con la massima serenità, mentre invece mi rendo conto che anche l'altra volta ha fatto due gol, sì, però ha preso due pali, se mai, sì, sì, ma lo diciamo stamattina, se toppa una partita ricomincia, riparte la tarantella, ma anche quando una toppa non c'è quell'entusiasmo devastante, no, che ci sarebbe per qualcun altro, cioè, no, ma qui poi andrebbe fatto un discorso che insomma chiamerebbe in causa troppa gente alla quale noi siamo affezionati, ma ci sono giocatori che hanno fatto col doppio delle partite quelle che ha già fatto Dzeko, la metà dei gol di Dzeko, eppure vengono venerati come degli attaccanti da leggenda per quello che riguarda la Roma, no? Invece Dzeko, che ha questa capacità di fare gol con una certa frequenza, secondo me è il più sottovalutato attaccante della storia della Roma, questo mi sento assolutamente di dirlo. Cioè, lui l'anno scorso ha fatto 39 gol in stagione, io spero che quest'anno possa battere il record e cominciare la partita di oggi. Nessuno, Stefano, nessuno mai nella storia della Roma aveva fatto 39 gol in una stagione, eppure è un pippone. E questo, sì, io sì, non ci sono ancora perplessità, non ma con un'incapacità di analisi che è imbarazzante. Cioè, quando si dice sbaglia un sacco di gol, tu mi dividi qual è l'attaccante della storia, no, che segna tutte le occasioni, no, che c'è. No, aspetta, se fosse vero questo, che un attaccante dovrebbe segnare tutte le volte che ha un'occasione, Messi e Cristiano Ronaldo, che sono i più bravi al mondo, sì, farebbero dai 6 ai 7 gol a partita. A partita, beh, certo, a partita. Quante occasioni hanno? Certo. A partita! Cioè, nessuno si permette mai di dire, mazza, Messi l'altro giorno ha fatto, quanti gol ha fatto all'Eibar? 4 gol? 4, ok, sì. Però che cazzo, ne poteva fare 8, è una pippa, ne ha fatti, e ne poteva fare 8, esatto, la partita, però nessuno si permette di dire, io già lo sento, ma che vuoi mettere Messi con Dzeko? No, non voglio mettere Messi con Dzeko, faccio un discorso sul ruolo dell'attaccante. Cioè, un attaccante se ti fa 2 gol a partita, basta, ti fa 2 gol a partita, non devi stare a pensare se ne è magnati 5. Cioè, mi spiego, invece con Dzeko è sempre sì, però quanti se ne magna? Ma piate venenato se lo trovate meglio, io me lo tengo stretto e spero che fra un'ora e mezza, anche di meno, possa in qualche modo continuare ad essere quel pippone che... Eccola qua, vediamo un po', proviamo. Alisson, Florenzi, Manolas, Jesus, Kolarov, Nengolan, De Rossi, Strootman, Perotti, Dzeko e Sharawi. È quella? Leggo da un sito. Come ufficiale? Credo che a questo punto possa essere ufficiale. 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 Alisson, Florenzi, Manolas, Jesus, Kolarov, Nengolan, De Rossi, Strootman, Perotti, Dzeko e Sharawi. L'ho letta stamattina sul Messaggero, sì, mi pare. Che déjà vu. Ma no, vabbè, fa un po' sbrasone, dai. No, non ti si addice, per me. No, quindi De Frey ha confermato che evidentemente a questo punto. No, non può essere che non gioca 3 partite di fila. No, ma perché... poi ragioniamo pure sul fatto di mettere Perotti fuori tra virgolette, no? Nella fascia che non predilige, cioè, se ce l'hai tutti a disposizione tendi a farlo giocare sulla sinistra, al limite poi gli dà il cambio con Sharawi. Esatto, però sono curioso di capire dove giocheranno, perché Perotti, Dzeko e Sharawi potrebbe essere anche Sharawi, Dzeko, Perotti. Potrebbe, eh? Certo, aspettiamo. Però comunque uno dei due sta sulla fascia che non uno, preferisce, certo, se vogliamo. Aspettiamo l'ingresso in campo. Ultimamente ha giocato molto più... si sono alternati, perché Sharawi è entrato, si è messo a destra, l'altro giorno col Benevento si è messo a sinistra, l'altra volta era stato diverso, insomma, sì, cioè, ci sono diverse possibilità. Spalletti li girava spesso, Mimmo, sì, esattamente, tutti li girava un pochino il chiccherone perché non volevano giocare. Andiamo a controllare, allora, rispetto a Benevento, di nuovi ci sono Florenzi, Manolas, Nainggolan, De Rossi, e dal primo minuto El Sharawi, giusto? Sì. Quindi un'altra volta 5 cambi. Questa diventa una costante, cioè, secondo me è una cosa sulla quale dobbiamo ragionare. Allora, lui, parlo di Eusebio Di Francesco, dopo Roma Atletico ha cambiato 5 uomini in Roma Verona. Dopo Verona ha cambiato 5 uomini in Benevento Roma. Dopo Benevento Roma cambia altri 5 uomini. Questo ci deve portare ad una riflessione. La prima è che Di Francesco non guarda in faccia a nessuno, no, e fa giocare veramente tutti, perché è giusto far giocare tutti se tu hai una rosa importante. E la seconda, l'ho già detta, che la Roma ha una rosa importante, profonda, lunga, io non so se fortissima, meravigliosa, imbattibile, la più forte di tutte, come lei non c'è nessuna, no, però intanto ti ha dimostrato in queste partite che lui ha messo dei calciatori, ad esempio Gonalon,
giocavi col Benevento a Passo Duomo, a Piripì, Parapà, tutto quello che ti pare, però la squadra comunque ha prodotto. Sì. Come no? Magari contro un avversario, certo, tu se giochi contro l'Atletico Madrid o contro il Benevento la cosa è diversa, però nel campionato italiano è un campionato un po' moscetto, no? Dove ci sono due giocatori che da soli fanno la differenza proprio per entrambe le squadre. Attenzione, niente. Sì, seguendo sempre. Sto vedendo, ma mi incazzo pure perché. Bene. Cioè, in Italia Dybala fa la differenza da solo, ok? Sì. Si può dire che vince il campionato da solo, si potrebbe anche esagerare dicendo. Ma anche Kolarov in Italia fa la differenza da solo. Assolutamente sì. Quindi di che stiamo a parlare? Vuol dire che comunque tu hai preso un giocatore importante, ne hai presi tanti altri importanti, hai la possibilità di farli girare, e solo le grandi squadre poi fanno girare così i calciatori. Se dovesse andar bene anche questa partita, come noi tutti speriamo, lui nelle ultime tre partite avrebbe cambiato 15 giocatori, eh? Sì, sì. È una cosa che fanno. No. Guarda la Allegri se l'è anche un po' rischiata, sì, contro la Fiorentina, perché questo raro terzino ci ha fatto, però, anche esperimenti. Devi fare, però ha vinto 1-0. E lo devi fare, perché poi dopo giochi in Champions, poi rigiochi la domenica dopo, rigiochi il mercoledì, insomma. C'è il derby. Quindi non anticipiamo nessun tipo di giudizio, però ho cercato soltanto di darvi degli spunti, magari di ragionamento, per quella che potrebbe essere analisi di una Roma fino a questo momento. La speranza è quello che si possa fare la tripletta, che si possa chiudere un'altra partita con un successo. Ti devo dire, tutti questi discorsi, Ste, che Valentini, non è la clean sheet, la porta, guarda, io voglio vincere 1-0, ma se poi vinco 15-14 me ne frega niente. Bravissimo. No, non me ne frega niente. Quello è il concetto. Lo confesso, Vuoi vincere e basta. Se tu vinci 1-0 sono 3 points. Esatto. Se tu vinci 15-14 sempre 3 points. 3 points. Quindi non me ne frega niente, fate come vi pare. E fin qui, Fate conto, Mimmo. Ci sentiamo lunedì, sempre se Dio vuole. Grazie Stefano, grazie Valentina, grazie a tutti. Un abbraccio, Mimmo Ferretti.